La metà di un manipolo, che è già poco, visto che nell'antica Roma la parola indicava al massimo un paio di centurie. A tanto sono ridotti gli orsi presenti in Abruzzo, appena una cinquantina. L'animale che rappresenta la regione insieme al lupo è lo stesso animale che la regione fatica a tutelare, prova ne siano le recenti perdite per affogamento in quella che dovrebbe essere la sua casa, la casa dell'orso. Eppure esiste il PATOM, il piano di tutela dell'orso marsicano, che fissa misure e doveri e che prevede persino interventi straordinari temporanei per dare modo al plantigrado di riprendere fiato e ripopolarsi. Misure che potrebbero essere adottate anche oggi, come per esempio un corridoio verde tutelato tra i due parchi nazionali. Il guaio è che un conto è dire, un conto è fare. Oggi il WWF ha presentato alcune concrete iniziative in difesa dell'orso marsicano, messe in campo dopo la dolorosa perdita di una mamma con i suoi due cuccioli. Come WWF abbiamo presentato proprio la settimana scorsa un esposto alla procura presso il Tribunale di Avezzano che dovrà seguire le indagini, che ricostruisce un po' tutta la vicenda e che evidenzia anche come la notizia della situazione di pericolo legata alla vasca fosse conosciuta da tempo, ma che non si fosse intervenuti, perché si sapeva dopo l'incidente del 2010, nel 2012 erano stati fatti degli interventi, ma questi interventi non erano più agibili e quindi si era ricreata la situazione di pericolo. Contemporaneamente abbiamo scritto anche una lettera a tutte le prefetture e a tutte le regioni e le aree naturali protette che ricadono all'interno dell'areale dell'orso per chiedere se ci sono altre situazioni del genere, perché effettivamente queste vasche sono presenti in molte parti del nostro territorio. E bisogna cercare di verificare innanzitutto dove sono presenti e se sono messe in sicurezza. Ad esempio noi nella nostra oasi del Gol del Sagittario ad Anversa degli Abruzzi, anche questa è interessata alla presenza dell'orso, stiamo intervenendo da subito. Stiamo parlando di una specie che ormai conta solo 50 esemplari, quindi un numero di femmine per la riproduzione molto limitato se facciamo dei calcoli, e perché l'areale dell'orso è fortemente antropizzato. Proprio per questo noi come WWF stiamo chiedendo da tempo degli stati generali dell'orso. La difficoltà quindi è proprio questa, quella di passare un po' dalle parole ai fatti, e su questo non ci stancheremo mai di chiedere degli impegni concreti.